tartare francese battuta in italiano, perché la battuta al coltello, soprattutto in Piemonte, è una delle ricette più classiche. Viene tagliata al momento e al coltello, quindi noi non la passiamo al tritacarne, noi prendiamo la carne e la tagliamo al momento. Noi la tartare la serviamo a piramide in tre maniere diverse. La prima, formiamo una pallina con la carne solo battuta. L'altro strato viene condito solo con olio e sale. La condiamo solo unicamente con un filo di olio, particella 34 di Piangrillo, Sicilia. Usiamo quello perché è abbastanza morbido e un po' fruttato, quindi va bene col sapore della carne piemontese. E un po' di scaglie di sale Maldon e basta. Il sale a scaglie è perché non penetra completamente tutto nella carne, quindi hai dei pezzi sono più salati, dei pezzi meno salati, non è il sale fino che comunque penetra direttamente nella carne. Poi con l'aiuto di un copapasta la andiamo a stampare. Pressiamo leggermente in tutti e due i lati e la andiamo a mettere in mezzo. L'ultima invece la andiamo a mettere nel nostro copapasta, un po' più largo. Questa la andiamo a pressare, però gli dobbiamo fare un incavo in mezzo perché andremo a mettere il tuorlo d'uovo crudo. Sul fondo della nostra ciotola mettiamo la salsa verde, la ricetta classica, quella che si fa con foglie di prezzemolo, pane bagnato nell'aceto, capperi, acciughe, io gli metto due tuorli d'uovo sodo, olio e si va a frullare. Mettiamo sopra la nostra tartare, a cui poi andiamo a mettere il nostro tuorlo. Mettiamo sopra delle scagliette di sale, lo andiamo a montare e voilà.